Questa è la famosa prima pagina che la mattina dopo dà il buongiorno all'America. La fulminea ascesa al vertice di Galante si chiude in una pozza di sangue. Carmine Galante was rubbed out today as he sat in a Brooklyn luncheonette, a gangland execution of a man believed to be the most important organized crime figure in the country. Dopo l'assassinio, i killer abbandonano la scena. Ma per una sconcertante coincidenza, uno di loro si rifugia in un club sorvegliato dalla polizia. Queste incredibili riprese lo mostrano mentre riferisce ai capi della commissione l'esito della missione appena terminata. I federali stanno per fare un'altra scoperta sensazionale. Quando la polizia arrivò sul posto, per prima cosa fu identificato il cadavere di Carmine Galante. Un uomo anziano con un sigaro in bocca, in terra, privo di vita. La polizia raccolse le testimonianze e fu detto loro che nel cortile, assieme a Galante, vi erano altri due individui, più tardi identificati come le sue cosiddette guardie del corpo. Erano miracolosamente scampate senza riportare nemmeno un graffio. La scientifica estrasse dal corpo di Galante pallottole di 5 calibri diversi, ma i sicari erano solo 3. Da questo si può evincere che altre 2 pistole avevano sparato a Galante, quelle di Bonaventre e Amato. Bonaventre e Amato sono i due siciliani cui Galante aveva affidato la sua difesa personale. Da ciò che vide sulla scena del delitto, la polizia dedusse che Bonaventre e Amato non protessero Galante. Erano lì per assicurarsi che il suo assassinio fosse portato a termine senza problemi. L'ultimo tradimento fu commesso dai suoi uomini, da coloro che avrebbero dovuto proteggerlo da qualsiasi pericolo. Furono invece i garanti dell'esecuzione. Anche i siciliani si sono ribellati a Galante. Sembra che la sua avidità non abbia infastidito soltanto la commissione. I siciliani che erano arrivati in America negli anni 60 e 70 e che avevano organizzato il contrabbando dell'eroina dalla Sicilia desideravano mantenere il controllo del traffico. Erano responsabili dell'importazione e della distribuzione e pretendevano una quota maggiore dei proventi. Volevano guadagnare di più dal traffico che avevano creato. Invece Galante aveva cercato di accaparrarsi il profitto maggiore. L'omicidio di Galante aumenta i sospetti dell'FBI sulla famiglia Bonanno. Per la commissione, l'eliminazione di un boss è foriera di grandi cambiamenti. Due giovani agenti, Charlie Rooney e Carmine Russo, devono sorvegliare i siciliani della famiglia Bonanno. Questo è il posto dove io e il mio collega Charlie Rooney abbiamo passato molto tempo in attività di sorveglianza. Avevamo bisogno di informazioni che ci potevano venire solo dalla strada, per questo stazionavamo qui. Eravamo gli occhi e le orecchie dell'FBI e cercavamo di capire le intenzioni dei siciliani. Un membro della famiglia Bonanno che si impone alla loro attenzione è Sal Catalano, proprietario di una panetteria nel Queens. L'FBI inizia a notare particolari che inducono a ritenere che Catalano sia una figura chiave nel traffico dell'eroina. Avvengono di continuo consegne di pacchi. Probabilmente contengono eroina, oppure denaro. L'FBI decide di temporeggiare nella speranza di poter smascherare l'intera operazione. Una delle cose che noi dell'FBI volevamo scoprire era come l'eroina venisse introdotta negli Stati Uniti. L'attività di sorveglianza di Russo e Rooney, durata 5 anni, si traduce nella più vasta operazione investigativa mai effettuata dall'FBI. Finalmente, dopo aver registrato e tradotto più di 55.000 audiocassette, la squadra di 400 agenti può ricostruire il modo in cui la mafia introduce l'eroina in America. Per il traffico di droga utilizzavano le loro diverse attività, mobilifici, imprese di costruzioni edili, importazione di marmi. In particolare ricevevano continuamente dalla Sicilia forniture di pomodori per le pizzerie. La mafia ha rilevato pizzerie in tutto il paese
e ne ha affidato la gestione agli immigrati siciliani. L'operazione è controllata da Sal Catalano dalla sua panetteria del Queens. Queste riprese mostrano alcuni dei ristoranti realmente implicati nel processo della Pizza Connection. Questi locali sono usati per distribuire l'eroina in tutto il paese. La droga entra negli Stati Uniti in tutti i modi, spesso con metodi ingegnosi. Dalla Sicilia arrivano casse di pomodori in scatola o confezioni di formaggio. Contengono eroina per un valore di centinaia di migliaia di dollari. Ma la rete delle pizzerie non è utilizzata per lo smercio al dettaglio. I trafficanti della mafia non vendono mai direttamente droga nelle strade. I narcotici importati vengono suddivisi e rivenduti a spacciatori di strada minori. In questo modo i boss rimangono ben lontani dal traffico vero e proprio. Le pizzerie servono anche a qualcos'altro. Catalano e i suoi uomini possono mimetizzare i profitti spacciandoli per incassi dei ristoranti. Era una copertura ingegnosa. Chi poteva sospettare di una pizzeria? Difficile pensare al coinvolgimento di chi immagini mentre prepara l'impasto e stende la pizza. Il trafficante mafioso Henry Hill usa regolarmente le pizzerie per le consegne di droga. Non era difficile. Andavo in una pizzeria, in un centro commerciale, lasciavo lì la mia macchina e tornavo a casa con un'auto diversa. 4 giorni dopo ero di nuovo lì e mettevo i soldi nel portabagagli. Le prove che l'FBI trova conducono al vertice della mafia, ma anche a connessioni in Sicilia. Salvatore Catalano, in Sicilia, era allineato con i Corleonesi. Era la cosca più potente, quella di Salvatore Riina, il boss dei Corleonesi. Salvatore Catalano arrivò in America con uno scopo ben preciso. La mafia siciliana stava esportando negli Stati Uniti merce preziosa. C'era bisogno di persone di fiducia a cui affidare lo sviluppo dell'attività. Il potere della mafia corleonese e del suo spietato boss Totò Riina si allunga fino in America. Chi può sapere per quanto tempo si erano dedicati al traffico prima che li scoprissimo? Noi li abbiamo intercettati per caso grazie all'omicidio Galante. Senza quell'assassinio, non penso che avremmo mai messo gli occhi su di loro in quel periodo. Nel frattempo, l'agente dell'FBI Joe Pistone ha ancora un problema. Come uscire vivo dalla sua missione sotto copertura fra le file della mafia? Malgrado l'omicidio di Galante, la pericolosa missione sotto copertura di Joe Pistone continua per altri 2 anni. Tuttavia, nel 1981 matura una difficile crisi. Il capo della banda mafiosa di Pistone è un duro chiamato Sonny Black. Negli anni Black è rimasto impressionato da Pistone. Adesso Sonny decide di onorare Pistone rendendolo un uomo vero, cioè facendolo diventare membro attivo della mafia. Ma prima che ciò avvenga, Pistone dovrà uccidere qualcuno. Quando Sonny Black mi affidò il contratto per quell'uccisione, non potevo rifiutare. Dovetti accettarlo, altrimenti sarei stato io la prossima vittima. Appartenere alla mafia voleva dire questo. Non si commettevano omicidi a pagamento. Si uccideva perché la banda mafiosa lo ordinava. Io accettai il lavoro. Fortunatamente il ragazzo che avrei dovuto far fuori era scappato perché sapeva che sarebbe stato ucciso. Ma lo cercai. Andai in Florida e poi a New York. Non riuscii a trovarlo perché si era dato alla macchia. Per uno scherzo del destino, chiedono a Pistone di uccidere uno degli uomini che aveva assassinato Carmine Galante. Ma Pistone non lo farà. L'FBI non può permettere che un suo agente commetta un omicidio. Il 26 luglio 1981, Pistone viene ritirato. L'FBI decide di rivelare ai suoi contatti mafiosi che Pistone è un agente infiltrato. Queste foto mostrano gli agenti dell'FBI mentre escono da un ritrovo della famiglia Bonanno. Hanno appena detto a Lefty Ruggerio che il suo amico Donny Brasco è un agente.
Per la banda mafiosa, le conseguenze di questa notizia sono letali. In questa foto, Sonny Black discute con la sua banda della rivelazione sensazionale. Di lì a pochi giorni scompare. L'anno dopo, il suo corpo viene scoperto al largo di Staten Island. Era dentro un sacco di plastica. Gli avevano amputato entrambe le mani. Era la vendetta per avermi introdotto nell'ambiente e avermi fatto stringere le mani a tanti mafiosi di prestigio. Queste foto ritraggono Lefty appena dopo aver appreso che Pistone è un agente dell'FBI. Sa di essere in un guaio enorme. La mafia non gli perdonerà mai un errore del genere. I Bonanno condannano a morte Lefty Ruggiero. Ma l'FBI lo trova e lo arresta prima che un killer lo uccida. Pistone testimonia contro Lefty, che viene condannato a 20 anni di reclusione. Muore di cancro il giorno del ringraziamento del 1995. Lefty almeno non lo fecero fuori. Visse la sua vita in prigione. Ebbe ciò che si meritava. Non ero stato io a far diventare gangster né lui né nessuno di loro. Erano gangster prima di conoscermi, lo furono mentre ero con loro e continuarono ad esserlo dopo che me ne andai. Joe Pistone è sopravvissuto sotto copertura per 6 anni. Si infiltrò per più di 6 anni. Un tempo lunghissimo, se lo si passa con chi potrebbe ucciderti, farti a pezzi e seppellire i tuoi resti ovunque. Eppure riuscì a guadagnare la loro fiducia e loro lasciarono che quell'agente dell'FBI si avvicinasse alla mafia più di chiunque altro. Si era appassionato. Per il governo fu un lavoro di anni, ma vennero risolti molti casi. Ne uscì con la vita quasi distrutta. Non sapeva più se era un mafioso oppure un agente dell'FBI. Dopo essere stato richiamato, Pistone trascorre 5 anni a testimoniare contro i suoi ex amici mafiosi. Poi, nel 1986, abbandona l'FBI per scrivere un libro sulla sua esperienza. Ma la sua vita non sarà più la stessa. Ancora oggi vive sotto falso nome e con la costante minaccia di essere ucciso. Quando finì l'operazione e io assunsi di nuovo la mia identità, la mafia mi condannò a morte. Se sono preoccupato per questo, non è un pensiero fisso. Mi limito a prendere precauzioni e continuo a vivere la vita di tutti i giorni. Sia quel che deve essere e che vinca il migliore. Fu uno degli impieghi più importanti e meglio riusciti delle intercettazioni telefoniche. Gli ingredienti del caso erano mafia, eroina e, a sorpresa, gli ambienti più esclusivi d'America. I tabloid la battezzarono Pizza Connection. Il caso riguardava un traffico internazionale di eroina per un valore di miliardi di dollari, organizzato da un gruppo di malviventi di origine siciliana, in parte appartenenti al clan dei Bonanno di New York. Questa famiglia svolgeva le sue operazioni nella massima segretezza. L'FBI si rese conto che l'unico modo per scoprire i loro movimenti era origliare le loro conversazioni private. Gli agenti federali costruirono una rete di intercettazioni telefoniche che copriva New York. Si stendeva per tutta la nazione, arrivando in America Latina e in Europa. In 25 anni nell'FBI non ho mai visto un impiego così vasto delle intercettazioni telefoniche come nell'operazione Pizza Connection. L'uso delle intercettazioni, in realtà, era già più vecchio di un secolo. È nato insieme ai moderni mezzi di comunicazione. La tecnologia delle intercettazioni già esisteva ai tempi della guerra civile. A quei tempi si usava intercettare i messaggi telegrafici. Con l'evolversi della tecnologia si sono evolute anche le sue applicazioni da parte delle forze dell'ordine. Presto anche i telefoni sarebbero stati intercettati. Durante il proibizionismo, Elliot Ness usava questo mezzo per spiare i contrabbandieri. In passato si procedeva arrampicandosi sui pali del telefono e applicando dei morsetti alla linea interessata. Il cavo aggiunto veniva fatto scendere a terra e le conversazioni venivano trascritte.
In passato l'FBI usava questa tecnologia per tenere sotto controllo i comunisti e tutti coloro che rappresentavano una minaccia per la sicurezza del paese. J. Edgar Hoover, uno dei capi dell'FBI, non aveva mai pensato alla mafia. Quando Robert Kennedy divenne procuratore generale, gli agenti federali furono incoraggiati ad essere più aggressivi nella lotta al crimine organizzato. Per fare questo, gli agenti piazzarono illegalmente delle cimici nei vari luoghi di ritrovo dei malviventi. Il governo cominciò così ad ascoltare i criminali. Non esisteva uno statuto che regolasse le intercettazioni. Non era consentito portare in aula di tribunale le comunicazioni private. Ma i federali continuarono a raccogliere materiale che permise di ottenere una straordinaria quantità di informazioni su quella che già allora si chiamava Cosa Nostra. Francamente, non riuscivamo a credere a ciò che continuavamo a scoprire grazie alla microspia. Non sembrava reale. Erano le prove dell'esistenza di una organizzazione molto ben strutturata. Aveva i suoi vertici in tutto il paese ed era coinvolta in ogni tipo di attività illecite. Nonostante l'FBI tenesse d'occhio la mafia e ne avesse scoperto il modus operandi, gli agenti avevano le mani legate. Secondo le leggi allora in vigore, per essere perseguibile un criminale doveva aver attraversato i confini dello Stato. Quindi l'unico modo per provare che era stato commesso un crimine era avvalersi dell'Interstate Travel Act. La soluzione fu l'istituzione di una legge territoriale studiata proprio per stroncare il crimine organizzato. La Racketeer Influence and Corrupt Organization Act, meglio conosciuta come RICO. La legge dava all'FBI e al Dipartimento di Giustizia nuovi strumenti per la lotta al crimine organizzato. La legge, in sostanza, poneva fuori legge le imprese coinvolte in attività criminali, come quelle di proprietà delle famiglie mafiose. Prima che passasse la legge RICO, avevamo arrestato centinaia di criminali facenti parte di diverse organizzazioni, ma non eravamo mai riusciti ad incastrare i vertici. La legge RICO, consentendo l'impiego di nuove tecnologie nelle indagini, permise di raccogliere prove inoppugnabili. Per poter agire, l'FBI doveva ricorrere alle intercettazioni, legalizzate dallo Statuto federale nel 1968. Era l'unico modo per raccogliere informazioni sulla mafia, dal momento che i suoi membri si rifiutavano di testimoniare. I mafiosi si proteggevano tra loro. Ne trascinavamo in aula uno alla settimana, nessuno parlava. Non ottenevamo niente, era gente che non cedeva. Vigeva l'omertà, il codice del silenzio. Le condanne per questo tipo di reati erano severissime, per cui le intercettazioni divennero fondamentali per la raccolta di prove da presentare in tribunale. Per sua stessa natura, la mafia era un soggetto perfetto su cui usare le intercettazioni. Era un'organizzazione gerarchica, c'era un boss, c'erano i capi, i consiglieri e gli sgarristi. Gli sgarristi non agivano senza il consenso del boss, quindi mettendo i microfoni nel posto giusto riuscivi a conoscere i movimenti di un'intera famiglia. Ci sono voluti alcuni anni perché gli agenti e i loro superiori si rendessero veramente conto del potere del RICO e dell'efficacia delle intercettazioni. Presto queste divennero una delle armi più potenti nelle mani dell'FBI. Alla fine degli anni 70 gli agenti federali si avvalsero del RICO e delle intercettazioni telefoniche per colpire al cuore le cinque famiglie di New York. Quello fu l'inizio della caduta della mafia così come la conosciamo. Tutto cominciò quando l'FBI decise di tenere sotto controllo i Bonanno. Nel 1979 il capofamiglia, Carmine Galante, fu ucciso a colpi d'arma da fuoco in un ristorante di Brooklyn. I sospettati erano due siciliani da poco immigrati che Galante aveva fatto venire in America per lavorare con lui. Eravamo convinti che Galante stesse cercando di tornare al vecchio modo di fare le cose. I siciliani immigrati da poco avevano un notevole vantaggio rispetto alla malavita del posto.
Non avevano fedina penale, non si mettevano in mostra, non permettevano a nessuno di avvicinarsi all'organizzazione, a meno che non fossero uomini fidati. Avevano l'aspetto di persone rispettabili, di grandi lavoratori, erano uomini d'affari, proprietari di panetterie, pizzerie e compagnie di costruzione. All'inizio degli anni Ottanta, agli agenti dell'FBI Carmine Russo e Charlie Rooney furono assegnate le indagini su questa nuova fazione della famiglia Bonanno, al capo della quale c'era Salvatore Catalano. Per infiltrarsi nel gruppo era necessario origliare. Ma prima di piazzare le microspie, gli agenti dovevano assicurarsi che i sospetti fossero ragionevoli. Dovevano riuscire a dimostrare chi fossero le persone coinvolte e la sussistenza dei loro reati. Ricevere l'autorizzazione ad usare le intercettazioni non è cosa semplice. Bisogna prima scrivere 200 pagine di documentazione che descrivano le attività osservate. Frasi come gli informatori hanno riferito che, altre fonti hanno detto che, e così via. Nel caso specifico, reperire informazioni voleva dire andare in strada. Abbiamo trascorso molto tempo per strada, effettuando sorveglianze ed identificazioni. Ogni volta che identificavamo un nuovo soggetto o un nuovo posto, tornavamo alla base e cercavamo un legame con le informazioni di cui eravamo già in possesso. Questo ci ha permesso in qualche modo di fare un quadro generale delle attività criminali. Venne impiegata anche una tecnologia base nota come Pen Register, che registrava tutti i numeri telefonici composti da un dato apparecchio. Era il primo passo verso l'autorizzazione all'uso delle intercettazioni. Quei numeri di telefono ci servivano per renderci conto delle connessioni che c'erano tra le persone, chi chiamavano e chi incontravano. Venivano usate inoltre le informazioni ricavate dai telefoni pubblici, un'operazione lunga ma che portava spesso buoni frutti. Abbiamo sorvegliato a lungo Sal Catalano e alcuni dei suoi associati. Quando dovevano fare una chiamata, arrivavano sempre fino a un telefono pubblico sulla Queens Boulevard. Dalla descrizione delle conversazioni era chiaro che stessero chiamando trafficanti di eroina a New York oppure chiamassero la Sicilia. Nell'autunno del 1980 gli agenti si resero conto di quanto vasta fosse questa operazione antidroga. Avevamo un altro agente nell'ufficio di New Rochelle che né io né Charlie conoscevamo. Stava conducendo le indagini su un caso di riciclaggio di denaro sporco. Con nostra grande sorpresa, le sue stesse indagini conducevano a lui. Erano gli stessi federali a cercare di riciclare il denaro facendolo arrivare alle Bahamas e in Svizzera. Sui conti di Hutton e di Lynch venivano versati settimanalmente dai 250.000 ai 500.000 dollari. Questo voleva dire che la fazione siciliana faceva entrare milioni di dollari e che questo poteva solo significare che c'era un grosso traffico di stupefacenti. Era un'operazione su larghissima scala, ma solo grazie alle intercettazioni telefoniche si scoprì la fitta rete di quella che poi diventerà nota come Pizza Connection. Si discorre 180 dollari, 175, secondo 190 si è arrivato pure. Nel marzo 1983, più di tre anni dopo che l'FBI cominciasse a controllare il ramo siciliano della famiglia Bonanno, fu data l'autorizzazione all'impiego delle intercettazioni nel caso. Il difficile non era infatti la parte pratica. Bastava salire su un palo dei telefoni e attaccare fisicamente un morsetto alla linea. La parte difficile era ottenere l'autorizzazione. Il mandato era per l'intercettazione di una sola linea, quella di Giuseppe Ganci, uno sgarrista di Salvatore Catalano. Il mandato aveva una durata di soli 30 giorni e le prime registrazioni effettuate non erano affatto promettenti. Il primo mese fu difficile perché le conversazioni non erano chiare. Poi però ricevettero un'informazione determinante dalla Drug Enforcement Agency, che era sulle tracce di un individuo di nome Benny Zito. Zito aveva preso accordi per acquistare eroina da Giuseppe Ganci. Riuscimmo a cogliere Benny Zito mentre si recava a casa di Ganci con un pacco e ne usciva con un altro pacco differente dal primo. Era chiaro che Zito era entrato con il denaro ed era uscito con la droga. Grazie a questa informazione ottennero un prolungamento del mandato per l'uso delle intercettazioni oltre i 30 giorni stabiliti. I pedinamenti aumentarono e fu rinforzata la videosorveglianza.
Nel giro di 30 giorni dal primo mandato, il numero delle linee sotto controllo si moltiplicò. La rete si infittiva sempre di più. Uno degli imputati, Sal Mazzurco, si rivelò essere uno dei maggiori distributori nel caso Pizza Connection. La risposta ci può trovare, vediamo, per sabato, buona città. Una volta intercettata la chiamata di Catalano e Mazzurco, controllammo le chiamate di Mazzurco e scoprimmo che era in contatto con altri già noti trafficanti di eroina. Mazzurco si rivelò un prezioso informatore. Per me era diventato come un informatore. Lui organizzava le chiamate. In un'occasione Sal Mazzurco chiamò da casa sua alla pizzeria Al Dente e chiese all'uomo che aveva risposto, un certo Vito: Vito, per favore, dimmi il numero del telefono pubblico. 5, 6, 5, 6, 1, 1. Così dissi al mio collega: Charlie, ci sarà una chiamata a quel telefono pubblico. Ottenemmo l'autorizzazione del giudice. Il giorno dopo eravamo pronti. Ad ogni telefono che veniva messo sotto controllo veniva assegnato un agente. Dovevamo avere il soggetto anche sotto controllo visivo. Non eravamo autorizzati ad origliare altre conversazioni oltre la sua. Chiunque avrebbe potuto usare quel telefono. Per cui ci appostammo per tenere d'occhio sia il soggetto sia il telefono. Organizzammo il monitoraggio delle comunicazioni e solo allora fummo in grado di intercettare quella particolare telefonata. Il caso si infittiva e cresceva anche il numero di agenti federali impiegati nelle operazioni. All'epoca della Pizza Connection impiegavamo solo per le intercettazioni un centinaio di uomini nell'intero paese. I turni di sorveglianza prevedevano l'uso di 4 o più agenti per turno, per cui per effettuare un controllo 24 ore su 24, ad ogni sospettato corrispondevano 12 agenti. Anche le intercettazioni avevano bisogno di sorveglianza, per cui aggiungiamo 3 agenti per ogni linea sotto controllo. Per non parlare poi degli uomini impiegati nel controllo del Pen Register e tutto lo staff amministrativo che reggeva l'intera operazione. Ma per ora, oddio, prima non vorrei sacchettare ancora con questo. Ma oltre alla necessità di ricorrere a un vasto impiego di risorse umane, c'era un altro ostacolo da affrontare: la lingua. Perché eravate bene, non è buono perché secondo avete. La maggior parte delle conversazioni avvenivano in siciliano. Non solo, era siciliano in codice. Ci avvalemmo dell'aiuto di traduttori per decodificare i messaggi e tradurre il dialetto. Spesso questa operazione doveva essere svolta simultaneamente. Carmine Russo era uno dei primi investigatori assegnati al caso ed era egli stesso un immigrante siciliano. Decise di ascoltare lui stesso le conversazioni. Stavamo perdendo molte informazioni preziose. Non era colpa di nessuno. Nessuno conosceva la lingua e i riferimenti in codice usati nelle comunicazioni. Io ho un ottimo orecchio per queste cose. Quando ero nella polizia di Stato, dicevano che avevo l'orecchio d'oro. Le investigazioni con intercettazioni telefoniche sono il mio forte. Non appena Russo cominciò ad ascoltare, sentì una nuova voce che chiamava dall'estero. Bene, qua è stato acquisito direttamente. Che io ricordi, non fecero mai nemmeno una volta il suo nome. Era una persona verso la quale l'interlocutore degli Stati Uniti mostrava deferenza e rispetto. Doveva essere qualcuno che aveva potere. Attraverso indizi gli agenti scoprirono l'identità dell'uomo. Era Gaetano Badalamenti, l'ex capo di tutti i capi. Era l'ex capo della mafia siciliana e capo della commissione di Palermo. Badalamenti era tornato in Sicilia dopo che alcuni scontri sanguinosi con un'altra fazione decimarono la sua famiglia. Ma aveva mantenuto molti contatti e continuava a svolgere le sue attività criminose. In America operava mediante un nipote, Pietro Alfano, che possedeva un piccolo esercizio nell'Illinois, una pizzeria. Pietro, questo nipote, aggiaremo, perché ne sape qualche cosa la tua nipote. Ancora una volta, come per Mazzurco, fu lo stesso Alfano a farci da informatore. Era un uomo così poco dotato di intelligenza, così poco sveglio, che per capire bene ciò che doveva fare, doveva prima ripeterla agli altri. A quanto pare i soci americani di Badalamenti non riuscivano a capirlo. Così quest'ultimo fu costretto a parlare chiaramente.
L'8 febbraio fu la data della svolta. Badalamenti parlò in modo del tutto comprensibile. Disse qualcosa come: 22 lattine arrivano da Fort Lauderdale. Fort Lauderdale. Ecco cosa. Ah, sì. La stessa con il 10% di acrilico. Viene buono, c'è semplicemente un 10% dell'acrilico. Non credevo alle mie orecchie. Ero all'apice della carriera, considerando che tutti quegli anni di duro lavoro finalmente mi portavano a quell'uomo che con le sue stesse parole stava confermando tutti i nostri sospetti su chi fosse e su cosa facesse. Ora gli agenti dovevano trovare Badalamenti. Partendo dal luogo di provenienza della chiamata, cominciarono a seguire i suoi movimenti, prima in Sud America, poi in Europa. Alla fine lo incastrarono in Spagna. L'8 aprile 1984 la polizia spagnola, messa in allerta dall'FBI, arrestò Badalamenti e suo nipote Alfano a Madrid. Il giorno successivo gli agenti federali iniziarono gli arresti negli Stati Uniti. Furono molto sorpresi dalla loro cattura, colti in flagranza di reato. Dissero: com'è possibile? Parlavamo in siciliano. Come hanno potuto capire? Ora gli agenti federali dovevano affrontare un altro problema. Dovevano far comprendere tutto quanto a una giuria. L'ostacolo da superare era riuscire a far capire a una giuria di 12 persone conversazioni registrate in una lingua straniera. Dovevamo trascrivere in inglese l'intera storia. L'unico modo per portare le intercettazioni in tribunale era questo. La quantità di trascrizioni era più che sufficiente a sostenere in tribunale il caso Pizza Connection. Eravamo in grado di dimostrare l'acquisto di almeno 2 tonnellate di eroina pura, che sarebbe stata tagliata in Sicilia e poi inserita in un circuito di distribuzione negli Stati Uniti, fruttando alla mafia miliardi di dollari. Dopo un processo di 17 mesi, Gaetano Badalamenti, Sal Catalano, Giuseppe Ganci e altri 14 imputati furono condannati. Altri cospiratori furono arrestati in Sicilia. Uno dei più grossi circuiti di spaccio internazionale era stato annientato. Le intercettazioni telefoniche cambiarono il modo di fare la lotta al crimine per sempre. Ha capito bene, c'è bisogno che io sapeva. Le intercettazioni risolsero il caso. Ci furono altre indagini in seguito e altri arresti, ma furono le intercettazioni a fare il grosso. Negli anni successivi le intercettazioni continuarono a svelare i segreti della mafia di New York. All'inizio degli anni 80 l'FBI non fu sola nella lotta al crimine organizzato. Anche la New York State Organized Crime Task Force collaborò mettendosi sulle tracce di Tony Dax Corallo, capo di una delle 5 famiglie mafiose, la famiglia Lucchese. I Lucchese, insieme ai Gambino, stavano prendendo il sopravvento nel settore privato della raccolta dei rifiuti. Lo specialista nel settore era Sal Avellino. Egli possedeva una di queste società a Long Island, e non solo. Era anche l'autista di Tony Dax Corallo. Questa era una posizione di prestigio, perché oltre a portare in giro qualcuno, l'autista era anche un confidente. Così, quando vedemmo Avellino portare in giro Corallo, decidemmo che una cimice nell'auto avrebbe potuto svelare molti segreti riguardo le attività di Avellino e riguardo alla stessa famiglia Lucchese. Ottenemmo l'autorizzazione della corte, e forse quella fu la prima volta che si sia mai piazzata una cimice in un'automobile. Ma entrare nella macchina di Corallo era praticamente impossibile. Cercava di non perderla mai di vista e parcheggiava sempre in proprietà private. Improvvisamente si presenta un'occasione. Avellino doveva prendere parte a un matrimonio, per cui la sua auto sarebbe stata messa in un parcheggio pubblico. Una volta saputo del matrimonio, cominciammo a esercitarci. Avevamo una macchina esattamente identica alla Jaguar di Avellino. La smontammo e provammo a mettere la cimice in diversi punti della vettura. Alla fine decidemmo che messa dietro il cruscotto garantiva la migliore ricezione possibile. Nessuno sapeva per quanto tempo l'auto sarebbe rimasta incustodita. Provarono l'operazione all'infinito. Tutto doveva essere svolto velocemente e senza il minimo errore.
Gli uomini che ricevettero l'incarico di smontare il cruscotto, piazzare la cimice e rimontarlo, si esercitarono senza sosta e si cronometravano. Alla fine riuscivamo a fare tutto in meno di 25 minuti. La prima volta ci mettemmo 3 ore, ma arrivammo a 25 minuti. Arrivò il giorno del matrimonio. Per i federali un'altra piacevole sorpresa, la pioggia. Ce ne stavamo seduti ad aspettare. L'auto venne condotta dall'inserviente nel parcheggio. Il posto era isolato. Perfetto. L'auto era lontana dal ristorante, il parcheggio era enorme, la pioggia giocava a nostro vantaggio. Nessuno si aggirava nel parcheggio per controllare le auto. D'altro canto, però, correvamo il rischio di lasciare tracce di bagnato all'interno. Così ricoprimmo di plastica la vettura sia fuori che dentro. Staccammo il cruscotto e piazzammo la cimice. La collegammo alla batteria, dopodiché rimettemmo tutto a posto e restammo in attesa della prima trasmissione. Quella cimice era forse la più potente che avevamo. Avellino conduceva Corallo ovunque volesse e durante gli spostamenti parlavano sempre di affari. E non parlavano solo di traffici illegali, parlavano apertamente anche di uccidere alcuni trafficanti rivali. Gli investigatori seppero che avevano colpito il bersaglio quando comunicarono alla stampa la struttura della famiglia Lucchese. Nelle registrazioni, il giorno successivo, Corallo sembrava stupito. Quali altre prove servivano? La famiglia Lucchese non era la sola ad attirare l'attenzione delle forze dell'ordine. Gli agenti passavano molto tempo in strada, facendo controlli, appostamenti, mettendo insieme le informazioni in modo tale da poter ottenere le autorizzazioni ad utilizzare intercettazioni e piazzare le microspie in tutte le famiglie. L'utilizzo di queste tecnologie implicava l'impiego di uomini con varie specializzazioni in grado di installarle. Erano meccanici, carpentieri, operai, elettricisti, ma anche persone esperte in biologia molecolare. Elettrotecnici, falegnami, artigiani, chiunque insomma possedesse una sviluppata manualità. Erano persone in grado di improvvisare e capaci di adattarsi a condizioni esterne che cambiavano di continuo. E di sicuro non avevano paura di affrontare il pericolo. Non avevano paura di essere scoperti. Erano pronti a rischiare la vita. Non ci sono parole per descrivere il coraggio di alcuni di questi eroi. Non dobbiamo dimenticare che il loro lavoro consisteva nel violare nel cuore della notte o nelle prime ore del mattino dei territori altamente pericolosi e ostili. Nonostante avessero l'appoggio delle autorità, questi uomini dovevano pur sempre introdursi furtivamente nel cuore della notte in proprietà private. Queste squadre entravano dentro case e club privati con la copertura di un paio di uomini all'esterno. Ma anche quando si introducevano nelle case di giorno, gli installatori non potevano sapere cosa avrebbero incontrato. Una volta due agenti penetrarono nella casa di un sospettato e si trovarono di fronte a qualcosa di non previsto, sua madre che cucinava. Le dissero che erano operai e che dovevano effettuare delle riparazioni. E lei disse: "Oh, credevo foste agenti dell'FBI venuti a mettere sotto controllo il telefono." E i ragazzi risposero: "Sì, certo, FBI", e si misero a ridere. Allora lei disse agitando il coltello: "Oh beh, se pensassi che siete dell'FBI vi taglierei i cosiddetti." Credo parlasse sul serio. Anche dopo essere penetrati, c'era sempre il rischio che qualcuno potesse notare il loro passaggio. Dopo aver fatto tutto, bisognava sperare che i soggetti ritornassero in quel dato luogo. Poteva succedere qualunque cosa. Bastava solo che qualcuno notasse un dettaglio fuori dal normale per mandare all'aria tutto quanto. Il margine di successo era davvero molto stretto. Nonostante le difficoltà, le operazioni dell'FBI sono quasi sempre riuscite. C'era questo tale chiamato Fett Tonino Salerno che faceva parte del crimine organizzato. Riuscimmo a piazzare una cimice in un suo club nell'East Harlem. Non ho più distanza, volevo.
Qualche giorno dopo scoprimmo i suoi legami con l'Unione Sindacale degli Stati Uniti. Quel giorno fummo davvero orgogliosi di tutto il lavoro svolto e dei risultati raggiunti. Rimaneva ancora un altro obiettivo da raggiungere: incastrare la più grande e potente famiglia mafiosa di New York, i Gambino. All'inizio degli anni Ottanta l'obiettivo numero uno dell'FBI era Paul Castellano, capo della famiglia Gambino. La famiglia aveva 21 capi e un totale di 300 membri. Era coinvolta in traffici illegali, strozzinaggio, omicidi e via dicendo. All'epoca, essere il boss della famiglia Gambino, la più grande della nazione, voleva dire essere il capo supremo, il capo di tutti i capi. Castellano era conosciuto come il Don dal colletto bianco. Egli si considerava un uomo d'affari. Per arrivare a Castellano, gli agenti che lavoravano al caso Gambino avevano bisogno di informazioni. Trovarono la fonte ideale, uno degli sgarristi di John Gotti, uno dei membri più eminenti della famiglia Gambino. Questo sgarrista, tale Angelo Ruggero, era una miniera di informazioni. Nel 1981 ci concentrammo su Angelo Ruggero perché era un chiacchierone. Gli piaceva parlare e lo faceva al telefono e in casa. Era un ottimo soggetto da origliare. Fingendosi operai, gli agenti piazzarono una cimice in un piccolo angolo cottura della casa di Ruggero a Long Island. Sentirono subito una conversazione che li mise in allarme. Angelo fece venire un tale che passò l'intera giornata a setacciare casa in cerca della microspia. Ma la cimice dell'FBI non fu mai trovata. Alla fine della giornata il tale si rivolse ad Angelo dicendo: ho una buona notizia e una cattiva notizia. La buona è che casa tua è pulita, non ci sono microfoni. La seconda è che due dei tuoi telefoni sono controllati. Rassicurando Ruggero sull'assenza di microspie, quel tale aveva fatto un favore enorme agli investigatori. Era la cosa migliore che potesse succedere. Ruggero si sentiva al sicuro in casa sua e vi riceveva un numero sempre maggiore di persone. Parlavano di traffici di eroina, discutevano sui prezzi. Parlavano anche degli affari della famiglia Gambino e, parola dopo parola, arrivarono a Paul Castellano. Molta gente andava a casa di Castellano per poi passare da Angelo a fare il resoconto su chi doveva essere promosso, chi doveva diventare capo, chi era nei guai. Sulla base di quelle conversazioni e di altre informazioni, riuscimmo ad ottenere il permesso di introdurci nell'abitazione di Paul Castellano. Ora sapevano dove Castellano teneva le sue riunioni. In una piccola sala da pranzo, subito fuori dalla cucina della sua casa a Toad Hill, a Staten Island, costruita per assomigliare alla Casa Bianca. Possedeva una specie di castello a Staten Island, abitato 24 ore su 24 dai membri di famiglie criminali. La casa era dotata di impianti di sicurezza, c'era sempre qualcuno a sorvegliare la casa di notte. Per i nostri uomini è stato davvero difficile riuscire ad infiltrarci, ma furono pazienti. Finalmente, nel 1983, diverse settimane dopo le prime registrazioni, gli agenti riuscirono a trovare un pretesto per introdursi nella casa. La legge consentiva l'uso del raggiro per ottemperare alle ordinanze della corte. L'importante era non commettere errori e costruire una storia plausibile e coerente con le indagini in corso. Si poteva essere dei tecnici venuti per delle riparazioni, degli operai dell'azienda telefonica, qualunque cosa. L'FBI bloccò il funzionamento di un telefono di casa Castellano. Questi, credendo che fosse rotto, chiamò per reclamare. Un agente, fingendosi un tecnico, portò un apparecchio in sostituzione pieno di microfoni di vario genere. Castellano non sospettò mai di nulla. Grazie a questo espediente, riuscimmo ad entrare in casa. Ma esserci riusciti una volta, a quanto pare, non fu sufficiente. Circa un giorno dopo l'installazione delle microspie, quando tutto funzionava, ci fu una tempesta elettrica. La linea che ci interessava fu colpita chissà dove e un diodo del microfono scoppiò. Dovetti entrare in casa una seconda volta. L'FBI organizzò una postazione d'ascolto lì vicino. Procedemmo affittando un appartamento sopra l'ufficio di un medico. Usammo un nome falso e ci sistemammo lì.
Portammo nell'appartamento tutto il necessario e un bel po' di registratori che all'epoca pesavano 20 kg l'uno. Non usavamo i registratori a cassetta o apparecchi portatili. Ma il microfono non funzionava secondo le aspettative. A Castellano piaceva tenere la radio accesa come sottofondo. La radio avrebbe coperto le conversazioni. Così l'FBI chiese a Washington l'aiuto delle squadre anticomunismo che ancora possedevano le migliori apparecchiature. Ci avvalemmo così della cancellazione digitale. Con questo procedimento si registra tutto l'audio e poi si eliminano digitalmente le sorgenti degli elementi di disturbo. Gli agenti presenti furono impressionati dalla potenza di quella nuova apparecchiatura. Ci vollero ore. Avevano scatole, luci, sembrava tutto un grande video o l'interno di un sottomarino nucleare. Il microfono funzionava, ma io sentivo solo la voce di Phil Rizzuto e di Frank Messer, i giocatori di baseball che parlavano degli Yankees. Ma i ragazzi della squadra anticomunista cominciarono a lavorare. Le due voci di prima si affievolirono sempre di più, fino a scomparire, e sentimmo una donna che diceva qualcosa a Paul. Era Gloria, la sua domestica, che gli chiedeva se voleva qualcosa, e lui rispondeva di sì. Non credevamo alle nostre orecchie. Da quel momento cominciamo a spiare le conversazioni in casa di Castellano. Quella cimice funzionò per un po', poi successe qualcosa di strano. Per qualche ragione non parlarono più in quella stanza. Quindi o avevano scoperto la cimice o avevano degli informatori. In ogni caso non si fecero mai più sentire. Ma gli investigatori avevano già molto materiale utile. Fu un'operazione molto proficua. Aveva prodotto una montagna di informazioni che insieme svelavano un gran numero di attività illegali. Era arrivato il momento di unire il materiale raccolto dalla cimice in casa Castellano con quello di altre intercettazioni effettuate nelle indagini sulla Commissione, il nucleo di comando della mafia negli Stati Uniti. Avevamo migliaia e migliaia di trascrizioni riguardanti tutte le famiglie. Le informazioni arrivavano da diverse fonti dell'FBI attraverso intercettazioni e informatori. Tutte riguardavano la commissione e il suo modus operandi. Se all'inizio si era partiti da casi isolati, ora avevamo materiale sufficiente per perseguire tutti i boss delle famiglie criminali contemporaneamente. Quando furono pronti, nel febbraio 1985, i federali arrestarono tutti i capi delle famiglie mafiose, compreso Paul Castellano. Castellano era nell'auto della polizia che lo stava scortando in tribunale per il processo. Alla radio stavano dicendo che la cattura di Castellano era avvenuta principalmente grazie ai microfoni piazzati in casa sua. Castellano disse: «Avete messo delle cimici in casa mia?» Gli risposero di sì. Lui non ci credeva, non credeva fosse possibile. Ricordo che Andy disse di averlo visto sbiancare. Si rendeva conto che quella era davvero la fine. Le indagini sulla commissione dimostrarono l'efficacia delle intercettazioni sia per reperire informazioni sia per sostenere le accuse in tribunale. Permette di ottenere prove schiaccianti, soprattutto quando le persone spiate abbassano la guardia e smettono di parlare in codice. La giuria ascolta i crimini commessi direttamente dalla voce dell'imputato o dell'imputata. Tutti gli imputati furono condannati. 7 ricevettero una condanna a 100 anni. Ma all'FBI mancava ancora un boss da catturare. Lente, ma implacabili, le indagini dell'FBI avevano gravemente minato il crimine organizzato di New York. I boss venivano arrestati se non gli andava peggio. Paul Castellano fu ucciso prima che il suo caso fosse discusso in tribunale per ordine di John Gotti, l'allora capo della famiglia Gambino. Dalle intercettazioni di Angelo Ruggero emerse che lo stesso Ruggero trafficava in eroina. Ed era proibito smerciare narcotici. L'omicidio di Castellano per ordine di Gotti aveva carattere preventivo. Gotti sapeva che non appena Castellano avrebbe sentito i nastri di Ruggero, avrebbe ordinato l'eliminazione sua e di tutti i suoi uomini. Ma gli uomini di Gotti agirono prima, di fronte alla Sparks Steakhouse di Manhattan.
Erano le 5:30 di notte del 16 dicembre 1985, in pieno traffico natalizio. Fu un pandemonio. Fu un omicidio pubblico brutale che mise Gotti al centro dell'attenzione. Ora era lui il capo della famiglia Gambino e voleva essere un boss diverso da Paul Castellano. Gotti era una figura pubblica, cosa che contrastava con la segretezza di certe attività. Gotti era uno che provocava il governo e si metteva in mostra. E così facendo danneggiò la mafia più di quanto avesse mai fatto chiunque altro. Così il governo non esitò ad investire altro tempo e altro denaro per seguire lui e chiunque avesse rapporti con lui. Gli investigatori volevano aprire un caso per Gotti. L'FBI decise che bisognava incastrarlo. Per poterlo fare dovevamo trovare un luogo dove poter intercettare le sue conversazioni. Doveva parlare, era il boss. Tutti i boss hanno bisogno di una base dalla quale impartire gli ordini al sottocapo, ai consiglieri, ai capi, come fosse una piccola corporazione. Il capo deve avere un posto dove parlare d'affari. Si sapeva che i capi di Gotti lo incontravano al Red Knight Social Club a Little Italy. All'inizio dell'88 ottenemmo un impianto di sorveglianza che permetteva di tenere sotto controllo il Revenite. Piazzammo degli agenti nella zona e installammo una telecamera per vedere chi entrava e chi usciva. Dopodiché l'FBI ottenne il permesso per fare qualcosa di ancora più pericoloso: piazzare una cimice nel Revenite. Così penetrarono nel cuore dell'impero di Gotti e nascosero un microfono. I nostri tecnici fecero un lavoro eccezionale entrando in quel posto. Nel retro c'era una stanza dove Gotti riceveva i suoi uomini. Era il posto migliore per catturare le loro conversazioni. Ma il microfono non funzionò a dovere. Il problema di mettere una cimice in un club è il rumore. I rumori di sottofondo come radio, musica e rumore di piatti risultavano troppo forti rispetto alle conversazioni che interessavano agli agenti. Non avevamo intercettazioni decenti e i nostri uomini entrarono diverse volte per cambiare la posizione del microfono, ma niente, non avevamo niente di interessante. Parte del problema era rappresentato dal fatto che Gotti conosceva i trucchi dell'FBI. Non bisogna dimenticare che ormai i nostri successi occupavano le prime pagine dei giornali di tutto il paese, quindi Gotti conosceva i nostri metodi. Faceva molta attenzione a parlare nei club. Se aveva bisogno di parlare di qualcosa, faceva una passeggiata e parlava all'aperto. Provammo in tutti i modi ad origliare quelle conversazioni. Se passeggi per le strade di una qualsiasi città oggi e guardandoti intorno vedi un posto dove potrebbe starci un microfono, beh, è probabile che noi abbiamo provato a metterne uno. La possibilità di riuscire ad intercettare quelle conversazioni a tu per tu era minima davvero. Le investigazioni erano a un punto morto. Poi un informatore diede loro un'idea. Un posto nuovo dove piazzare la cimice. Ogni qualvolta Gotti volesse parlare, attraversava il club e andava in un posto al piano superiore. All'epoca l'appartamento numero 10 era occupato dalla signora Cirelli, vedova di un membro della famiglia Gambino. Nel novembre del 1989, mentre lei era fuori per festeggiare il giorno del ringraziamento, i federali irruppero nell'appartamento e piazzarono un microfono. Poi ebbero un colpo di fortuna. L'inverno tra l'89 e il 90 fu molto freddo. Gotti si impigrì, se così vogliamo dire, e smise di uscire di casa. Quindi, ogni volta che doveva affrontare una conversazione importante, si recava al piano di sopra. Gotti usò l'appartamento per 3 mesi. Lì incontrava 2 amici fidati, Frank Locascio e Sammy Gravano. I federali registrarono tutto. Quando i 3 andarono al piano di sopra per la prima volta, Locascio, credo, accese la radio che coprì completamente le loro voci. Gotti disse: «Fa troppo rumore, spegni quella dannata cosa, spegni la radio!» Inoltre Gotti era sordo da un orecchio e così gli altri 2 parlavano ad alta voce. Parlavano di omicidi e della conduzione della famiglia Gambino con parole chiare, come le mie, in questo momento. Parlò anche di un certo numero di altri omicidi che aveva ordinato e parlò di se stesso come il capo della famiglia Gambino. Questo è una cosa nostra. 100 years from now, I'm in jail. It's going to be a cosa nostra.
predisse persino il suo destino. Le autorità arrestarono Gotti e i suoi confidenti, Frank Locascio e Sammy The Bull Gravano, alla fine del 1990. Gli imputati si resero conto in fretta di quanto fossero pesanti le prove contro di loro. E in un caso questo fece la differenza. Quando Gravano ascoltò le cassette, si rese conto che era la sua fine. Sam era consapevole che le intercettazioni lo inchiodavano. Se fosse stato processato anche per omicidio, non sarebbe mai più uscito. Così lui, come molti altri, una volta guardato in faccia il proprio destino, decise di collaborare con il governo. Gravano accettò di testimoniare contro Gotti. All'epoca quello fu il più grande tradimento nella storia della mafia. Ma la testimonianza principale era sul nastro, quella dello stesso Gotti. John Gotti fu condannato dalle sue stesse parole e le prove erano così evidenti che la giuria emise un verdetto in sole 2 ore e mezza. Gotti fu condannato all'ergastolo e rimase in carcere fino alla sua morte nel 2002. Portò alla caduta della famiglia Gambino, la più potente della nazione, molto prima di quanto avrebbe potuto fare chiunque altro. Questo lasciò in eredità ai posteri. Per l'FBI questo caso segnò la fine dei grandi processi alle famiglie mafiose. In termini di lotta al crimine organizzato, negli anni Ottanta si fece più di quanto si fosse mai fatto prima. Ma non segnò la fine dell'impiego delle intercettazioni nella lotta al crimine. Nonostante le esperienze del passato, i membri della mafia continuano ad essere immortalati sul nastro mentre organizzano i loro affari o si vantano dei propri crimini. Questi individui non fanno altro che lodarsi e vantarsi dei loro crimini, come in passato. Per questo continuano ad essere registrati. In genere si pensa che una volta arrestati, i criminali posti davanti alle loro conversazioni private non useranno mai più il telefono. E invece indovinate, usano sempre il telefono, devono comunicare. E finché i delinquenti comunicheranno, l'FBI e le forze dell'ordine saranno in ascolto.